Ciao ragazzi, oggi puntata race di CXR24. Alle mie spalle è una regina dei rally con 3 campionati del mondo all'attivo. Sto parlando ovviamente della mitica Citroen C4 WRC. È molto simile alla C4 che incontriamo abitualmente sulle strade, ma con l'allestimento da supercar. Quindi, che differenza c'è tra un'auto da rally e un'auto stradale? Matteo Romano, da navigatore e ingegnere meccanico, conosce molto bene questo capolavoro di tecnologia. Matteo, la prima differenza che noto rispetto a una stradale è la presenza dei roll bar all'interno dell'abitacolo. Ci spieghi le caratteristiche principali? Il roll bar va praticamente a costruire una gabbia metallica che va a unire tutti i punti nevralgici della vettura, quindi partendo dalle sospensioni anteriori, passando per l'abitacolo intorno ai piloti e arrivando fino alle sospensioni posteriori. Quindi i roll bar proteggono l'equipaggio in caso di incidente. Esatto, in questa vettura il roll bar ha un duplice scopo. Il primo è quello di rendere la vettura stessa più rigida e quindi più performante. In secondo luogo, quella di proteggere i piloti che stanno all'interno della vettura in caso di urto, in caso di ribaltamento o qualsiasi malaugurato caso. Sono fatti di un materiale molto particolare che è adatto per irrigidire la struttura ma anche per assorbire gli urti. Beh, insomma, una vera e propria gabbia di sopravvivenza.